Lei ha ricevuto molte critiche anche da parte dei suoi soci. Si aspettava magari più sostegno da parte loro, dall'ANPI nazionale? Ma dall'ANPI nazionale no, perché ho detto che sono in disaccordo, quindi non poteva esserci sostegno. Da parte dei soci sì, però io ho subito premesso, per evitare di essere poi travolto dalle critiche, che all'inizio della riunione, che non condividendo più la linea ufficiale, ritenevo opportuno dimettermi, perché sarebbe stato assurdo che io dico che sono contro lo slogan no al genocidio e poi partecipo alla manifestazione dove la parola genocidio viene usata. Certo, ho ricevuto delle critiche perché poi la maggior parte dei presenti sono con la linea nazionale. Lo hanno definito anche filo israeliano, si riconosce come tale o... No, assolutamente no. No, no, anzi, devo dire che il governo di Netanyahu è il governo più di destra che sia lo Stato di Israele abbia mai avuto, che non ascolta nessuno, che non ascolta chi gli dice cessate il fuoco. Non sono filo israeliano, ma sono amico, ho buoni rapporti con la comunità ebraica di Milano. Rapporti consolidati nel tempo e il 25 aprile li ho sempre coinvolti nella manifestazione. Ci tengo che ci siano, ecco. Da parte della comunità ebraica sì, ho ricevuto messaggi di solidarietà, ma anche di comprensione, cioè nel senso che io non posso rimanere in un'associazione in cui non condivido la linea, cioè mi sembrava fare una forzatura sulla mia coscienza, cioè non potevo dire, beh sì, sono contro il genocidio, però vado alla manifestazione in cui c'è questa parola. E la mia posizione precisa è quella di mantenere le dimissioni, no? Però di continuare all'interno, di non dare le dimissioni dall'ANPI, di rimanere nel comitato direttivo dell'ANPI, e di dare il mio contributo, non lo so, andando nelle scuole, poi è da 3 anni che facciamo un progetto molto bello con Libera, quindi queste cose io continuerò a farle, però stare in prima linea mi comporta anche stress, diciamo. Tutti dovrebbero fare pressione su Netanyahu perché cessi il fuoco, perché si dia da fare per liberare gli ostaggi, e perché creda nella possibilità di creare due popoli in due stati. Dovrebbe essere una pressione fortissima, ma mi sembra che le capacità di ascolto non ci siano per ora.